Buongiorno Pinky, avete visto cosa sta succedendo? La primavera ci sta facendo uno scherzetto. Tornate il freddo. Allora ho pensato a voi e ho detto quasi quasi faccio con i bimbi un bel fuoco. Un fuoco? Come si fa? È facilissimo. Allora, un rovaglio bianco, la colla, un rotolo di carta igienica, delle forbici, il colore giallo, il colore rosso, il colore arancione, il colore marrone. Siamo pronti? Pronti! Con il marrone, guardate un po', disegniamo tre rettangoli. Siete pronti? 1, 2 e 3. Guardate un po'. La maestra ha pensato di decorarli. Possiamo fare dei cerchietti e delle lineette dentro i rettangoli per rappresentare meglio la legna. Ci siamo? Ok, fatevi aiutare sempre da mamma e papà. Poi è il momento di usare il rotolo di carta igienica. Lo schiacciamo, guardate un po', e lo tagliamo così. Questo lavoro magari lo fa la mamma o il papà. Tanto siete a casa tutti insieme, avete tanto tempo da passare insieme. Guardate un po', la maestra già aveva tagliato qualche pezzettino di carta. Ci siamo? Ok, adesso con la colla incolliamo questi rotolini di carta sul foglio, così. Prima mettiamo uno, poi ne mettiamo un altro, bene bene, mi raccomando, poi ne mettiamo un altro. Guardate un po' le fiamme del fuoco, che in questo giorno un po' freddoloso ci verrà a scaldare. Oh, così. Vi piace? Che ne dite? Guardate che bel fuocherello! Adesso prendete i colori e colorate. Una fiammetta la colorate di giallo, così. Un'altra fiammetta la potete colorare di rosso. Un'altra piccola fiammetta la potete colorare di arancione. E poi scegliete voi se volete farne di nuovo un arancione, così, e magari un'altra rossa. Che ne dite? Poi, mi raccomando, fate asciugare ben bene il foglio. Magari potete disegnare in giallo anche qualche piccola scintillina del fuoco. Che ne dite? E avete un bel fuoco pronto a scaldarvi. Un grande bacio!